Reati in calo nel 2017, meno 4,4% rispetto al 2016, un trend positivo che si starebbe confermando anche nei primi mesi di quest'anno. E questo è uno dei dati nazionali emersi dalla festa della polizia che si è svolta martedì mattina a Ferrara come nel resto d'Italia. In città, da soli 5 mesi, il questore Giancarlo Pallini ha detto che i dati sono confortanti, anche se non sufficienti in relazione alle legittime aspettative dei cittadini. Dopo il cerimoniale iniziale è stato letto il messaggio del capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, il quale ha sottolineato, tra gli altri, l'efficace lavoro del corpo nel bloccare sul nascere l'attività terroristica e i risultati ottenuti nella lotta alla criminalità diffusa. Nell'attività di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha messo in campo in un anno circa 3.000 equipaggi. Sono stati adottati 73 provvedimenti di avviso orale con 66 fogli di via obbligatori e 26 persone ammonite per atti persecutori e violenza domestica. Più di 30.000 sono state le chiamate al 113. Sono stati controllati 39 pubblici esercizi ed emanati 15 provvedimenti di chiusura ai sensi dell'articolo 100 del TUPS. Anche qui dopo un duro lavoro e complesso svolto dalla divisione amministrativa. L'attività di polizia giudiziaria della squadra mobile ha consentito di arrestare 41 persone e denunciarne 130, specie nel campo del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. La Digos, il cui contributo è essenziale anche in relazione al delicato contesto internazionale, e ricordo l'arresto di Annaki nell'ottobre scorso, ha denunciato 47 persone svolgendo un ruolo fondamentale nei 22 DASPO adottati per garantire il sereno svolgimento degli incontri di calcio. Voglio ricordare il sociologo Zygmunt Bauman, scomparso circa un anno fa, gennaio 2017, che richiama l'attenzione sulla solitudine del cittadino globale. L'esserci sempre significa anche non lasciar solo nessuno. Quell'io che deve diventare noi, come indicato nel progetto fatto con le scuole, pretendiamo legalità. Specie le persone più deboli, donne in difficoltà, giovani, studenti, anziani, come le nostre iniziative esterne vogliono sottolineare. Viva la Polizia di Stato, viva l'Italia. Il questore, poi da sempre molto vicino ai giovani, ha sottolineato l'importanza dell'attività di prevenzione nelle scuole da parte della Polizia di Stato. Premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso Pretendiamo Legalità, premiati anche gli agenti che si sono distinti nella loro attività sul territorio.